Allora Manuel, da questa scatola c'ho un arrivo da 25 luce, arrivo da 20, come vedi, di allarme. Mi arriva il bus che comunica con questa scatola qui. Da qui riparte, va laggiù e da lì riparte, va qua. Poi di corrente mi arriva il 25 con la scatola lì, nero, e da qui parte, va questa e parte, va l'altra. Telefono, arrivo, poi da lì riparte, va la scatola laggiù in fondo. Qui c'ho sotto la presa esterna. E che cazzo c'ho? E basta. Qui c'è la tapparella e l'IR che è lassù. Bagno 25 per l'asciugatrice, lavatrice, asciugatrice, quel cazzo che ci sarà. Il 20 per la finestra. 20 di alimentazione, il bus e lì c'ho il T2. Il bus va in scatola di derivazione, quella principale là di dietro. Il T2 mi arriva anche questo nella derivazione, questa derivazione qua. In questa camera qui ho anche il punto luce esterno che va alla scatola di sotto nel salone, nella cucina. E la presa che va in derivazione luce. Qui il centro passa da sopra, siamo a posto. Qui oltretutto c'ho anche il T3 lassù che arriva in scatola, lì però va diretto alla scatola dietro là, dove c'è Claudio adesso. Poi qua, veniamo qua. Qui arrivo con un 20. Poi nero di luce e vado a fare K e centro. Poi c'ho il bus che arriva dalla scatola di derivazione e comunica con quella scatola là. Qui c'ho un altro 20 di luce. Poi qui c'ho un 25 di arrivo, 25 di arrivo nero dalla derivazione principale. L'allarme per il finestrone. Il bar che viene dal di là, ovviamente, e quello lì col 20 è il punto luce. Comunicazione con un 25. Claudio, qui mettici un 20, mettici anche da scatola a scatola. Da sopra sotto, sì, punto luce è buona. TV diretta, presa diretta. Questa è la tapparella che mi va in derivazione luce là di dietro. Quella derivazione lì. Presa diretta in scatola. Poi qui c'ho un 20 che comunica da questa scatola qui, mi comunico con quella, più c'ho 25 di alimentazione, vado a fare il punto luce di sto bugigattolo e il punto luce fuori. Qui ho il bus che va diretto in questa scatola di derivazione qua, ho la tapparella lascio in cima, 25 di alimentazione. Ora i termostati. Ho due dorsali da scatola a scatola, più c'ho... Ho dovuto transitare anche col bus, ho dovuto transitare. C'ho una comunicazione da 25 tra questa scatola e questa scatola di luce. Poi dovrei mettere giù un altro se ci sto per fare il bus. Ho 3,25 che mi vanno nel collettore e c'ho i vari termostati. Qui ho dunque, tre dorsali luce, due dorsali bus, il bus che va, scusami, il T2 che è qui col verde, la limitazione della corrente, ho il 25 viola che mi fa la tastiera e l'IR. Gli altri 20 sono quello lì il bus, gli altri due sono i termostati. Poi di qua c'ho 3,32 Claudio ti inculo. Quelli vanno passati sotto, quelli lì vanno passati sotto, vabbè, quelli lì vanno passati sotto, dopo li tagli e li prenderai, vabbè, comunque c'ho 3,32 che mi vanno di fuori, mi vanno fuori là, c'ho un 20 di bus che va in quella scatola lì, c'ho il 25 di alimentazione luce che va in quella scatola lì, qui c'ho un 25 che va in questa scatola nero, ho un 20 verde di bus diretto dalla derivazione là. Il citofono che va in derivazione là,
e un 20 di allarme, doveva bastare perché tanto il contatto sono due fili e l'inceneritore quattro fili, più il punto luce, comunicazione fra scatola e scatola. Qui ho il 25 di arrivo, come dicevamo, il 20 che va alla scatolina, qui ho telefono diretto in derivazione, TV 25 diretto in derivazione, qua lo stesso, 25 diretto in derivazione della luce che potrebbe fare anche le scale, 20 telefono e 25 TV. Qui ho un 25 di alimentazione, il 20 bus diretto, qui ho il 20 che mi va di sotto per la deviata, qui ho l'allarmino per va lì, che va lì, qui ho un altro 32 che va di sotto nell'interrato, qui ho un 25 viola e un 25 verde. Poi qui lavora così, poi ho di dorsali, ho portato tre tubi da 25 neri che sono i primi tre di sopra e vanno di sotto, vanno. Poi ho portato tre viola, due blu e quattro verdi. Quattro verdi che sono tutti quanti qua. Teoricamente poi ci si potrà distribuire fra questa scatola e quella scatola lì per i bassi e per i termostati. Devo fare quel pezzo lassù, ma come vedi lassù ci sono quelle braghe aperte, l'idraulico domani mi deve controllare se è aperta roba varia, quindi ancora non posso metterci un cazzo, non posso metterci. Mi è rimasto da fare lì, mi è rimasto da fare, le discese qui. Qua adesso devo fare i punti luce che vanno di sotto, poi sostanzialmente dovrei essere a posto. Un punto luce è quello e un punto luce è quest'altro di qua. E sostanzialmente dovrei essere a posto, se c'è qualche problema fammi sapere.